Ciao a tutti, sono Pasquale e bentornato sul mio canale. Terza puntata collaborativa con Massimo. Max, posso chiamarti Massimo? Posso chiamarti Max? Troppo tardi, l'ho già fatto, non puoi dirgli di no, mi dispiace. Terza puntata assieme a Max Cirignotta. Continuiamo questa serie in cui l'orgoglio, il sangue e il sudore del vecchio e del nuovo si riuniscono per dare consigli e condividere opinioni ed esperienze sul mondo del risparmio e della finanza personale. Attraverso gli occhi del giovane, che sarebbe ovviamente Max, e il diversamente giovane, che ovviamente sarei io. Ma spero non si noti che ho 42 anni dal 16 gennaio. Dal 16? Auguri Pasquale! Grazie mille. Basta dire cazzate, dai. Nelle prime due puntate di questa telenovela, Max ti ha spiegato come mai conviene risparmiare in giovane età e poi quali sono gli strumenti che lui ovviamente utilizza per andare ad investire i propri risparmi. Fair enough, come direbbero gli inglesi, ma ovviamente penso ti sorga il domandone che sta proprio dietro l'angolo. Ma io questi soldi dove li vado a prendere? Dove li vado a reperire? Ho un semplice lavoro da dipendente. Bene, caro o cara che mi stai ascoltando e guardando, anch'io. E neanche tanto pagato, insomma. Inoltre, vivo in Irlanda e che la vita qui è molto più cara di Milano, dove avevo vissuto gli ultimi 8 anni della mia vita prima di trasferirmi qui, per cui ti dico che non è proprio semplicissimo, ci vuole però solo un pochino di organizzazione e di metodo. Ma non voglio darti degli spoiler, altrimenti la suspense va a farsi benedire. Per cui, senza tediarti ancora, e oggi sono in vena di terminologie da Zingarelli, prima di passare la linea al mio esimio collega, ti chiedo il piacere di lasciare un bel mi piace e di condividere questo video con tutte le persone a cui pensi possa essere utile. Bene, ora passo la linea a Massimo. Massimo, la linea a te. Grazie Pasquale, ben ritrovati. Allora, oggi parliamo di come avere più denaro senza lavorare di più. Non è possibile, dici? Beh, io ho un lavoro solo e probabilmente genero molto più denaro di quello che mi serve. Ho uno stipendio nella media, sia chiaro. E probabilmente ti dico che anche tu già generi tutta la liquidità di cui hai bisogno. Sono serio, eh? Possiedi già tutto il denaro di cui hai bisogno. Solo che non lo sai ancora. In che senso non lo sai ancora? Nel senso che non sai ancora quali sono i tuoi veri bisogni. Ti faccio un paio di esempi facili facili, così capiamo subito. Hai bisogno di quell'iPhone da 1000 euro? Hai bisogno di sentirti apprezzato per il tuo abbigliamento firmato? E per finire, usi veramente quei 50 giga di internet sul cellulare e la fibra a casa? Ecco, in questo video vorrei affrontare questo tipo di argomento. Di cosa abbiamo realmente bisogno per vivere? Penso che un essere umano per vivere bene abbia bisogno di buon cibo, di vestiti, di un'auto per andare al lavoro, di un cellulare per non perdere il contatto con il mondo, di una casa magari e di un po' di svago. Forse ho dimenticato qualcosa? Va bene, nel caso scrivimelo nei commenti. Ma una cosa è certa, per vivere non hai bisogno della maggior parte delle cose che possiedi. Di moltissimi vestiti, di orologi, di bracciali, collane, gadget tech che mannaggia quegli youtuber quando fanno quei video. Ecco, in questo video voglio parlarti di uno stile di vita. Io ho la fortuna di esserci nato così, quindi per me è tutto semplice. Ma in realtà tutti possono diventarlo. Di cosa ti sto parlando? Di minimalismo. Il minimalismo non è una moda, il minimalismo non è una dieta, il minimalismo è un qualcosa che hai dentro. Potrei quasi definirlo una fede, una religione. Immaginate i credenti che vanno in chiesa, o potreste portargli un milione di fatti, studi, prove scientifiche, ma non gliene importerà nulla. Loro credono. Punto. E non gliene può fregare di meno se tu non credi. Volevo solo farvi capire che il minimalismo funziona quando si è veramente convinti. Un po' come vegani che non mollano dinanzi a niente. Bene, adesso arriviamo al dunque. A cosa vi serve essere minimalisti? A fottervene della moda, ad esempio. A fottervene se i vostri amici hanno l'iPhone o il macchinone. Vedete? Un minimalista guarda il mondo con occhi diversi. Lui non vede un Alfa Romeo, un BMW o un Mercedes. Lui vede semplicemente un mezzo di trasporto. Lui non vede Giorgio Armani, Louis Vuitton o Zara. Lui vede vestiti. In definitiva, lui non vede il consumismo, lui vede solo quello che vuole vedere. Ma si permette sempre di acquistare o di investire su quello che effettivamente gli serve. Qualcosa che o lo fa star bene o che lui reputa fondamentale per vivere meglio la sua vita. Vi faccio un esempio. Vuole andare in bicicletta? Comprerà senza alcun problema tutto.
perché sa che ciò lo renderà felice. Chiaramente ci sono vari livelli di minimalismo, c'è quello più permissivo e quello più restrittivo. Ma una cosa è certa, il minimalista è indirettamente un risparmiatore. Ma non lo fa per risparmiare, lo fa perché reputa tantissime cose futili e non sperpera mai il suo denaro se non per cose che gli servono veramente. Magari vi faccio due esempi lampo su di me, così capite meglio. Questo qui che vedete è un orologio Decathlon che l'ho pagato 13 euro. Compro sempre lo stesso, penso ormai da 10 anni. Ogni volta che si rompe vado a comprare questo. Lo uso sempre, quando sono al lavoro, quando esco o quando sto a casa. Non ne ho altri, perché ho questo, mi dice che ora è, svolge la sua funzione, come farebbe un Rolex. D'altro canto però, io investo anche 1000-2000 euro all'anno sulla mia crescita personale, frequentando dei corsi, e non mi interessa quanto mi costa, lo reputo fondamentale e lo faccio, punto. Sapete che macchina ho? Magari se andate a vedere qualche video sul mio canale vi renderete conto che ho fatto anche una serie di valutazioni prima di cambiare la macchina, anche se in realtà non ci ho mai pensato a cambiarla. Io ho una bellissima Opel Corsa del 2007, mi porta dove voglio, come farebbe qualsiasi altra auto, un SUV, una Ferrari, una Porsche. D'altro canto, di nuovo, ad oggi avrò speso in attrezzatura per fare video sui 1000 euro, tra fotocamera, luci, microfono, il treppiedi, eccetera. E non mi importa, perché per me è un investimento sulla mia persona. Ok, adesso vi siete fatti anche un po' di cazzi miei per farvi capire come il minimalismo vi farà risparmiare moltissimo e vi farà rivalutare tutte le vostre spese. Quindi iniziate a riflettere. Di cosa ho veramente bisogno? Ho bisogno di un iPhone? O qualsiasi altro smartphone mi permette di andare su Instagram o guardare video su YouTube, ad esempio? Ho bisogno di quei vestiti firmati? Ho bisogno di un SUV? Faccio off-road il fine settimana? O mi basterebbe solo un mezzo di trasporto che mi porta al lavoro? Tirate le vostre conclusioni e magari fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Buona continuazione di giornata. Spero che le mie parole abbiano mosso qualcosa in voi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Beh, ecco qui, il piatto è stato ben servito anche oggi dal mio giovane ed esimio collega. Se lui volesse prendersi una decina anni dei miei, ne sarei molto contento, ma non credo sia molto interessato. Io comunque a 32 ci ritorno, se vuoi Max. Visto che i consigli di Massimo sono sempre utili a tutti voi giovincioelli, ti chiedo anche la cortesia di andarti ad iscrivere al suo canale. Non ti costa niente e lo aiuti anche a crescere. Ed eviti che io per ripicca mi presenti sotto casa tua a Natale con la mia famiglia. Ti volevo avvisare che ho 16 zii e 115 cugini in Calabria. Molto probabilmente non avevamo la televisione in passato, ovviamente. Cerca di utilizzare i consigli di Massimo in maniera ponderata e con criterio, valorizzando ogni parola, ma ovviamente adattandola alle tue esperienze personali, alla tua esperienza personale e allo stile di vita che hai. E senza prendere i nostri consigli per oro colato, perché come te anche noi ci siamo formati come autodidatta e non abbiamo il titolo né le competenze di fare consulenza finanziaria personale, ma ti stiamo semplicemente condividendo le nostre uniche esperienze personali. Nel dubbio, ovviamente, approfondisci per tuo conto oppure rivolgiti ad un professionista. Ricorda che non devi lavorare per compartimenti stagni, ma tutti i video di questa serie sono interconnessi fra di loro. Devi essere in grado di vedere il quadro generale, completo, aggregato, in ogni cosa. Unendo i puntini di tutte le azioni che io e Massimo ti stiamo esponendo, non farai altro che trovare il giusto equilibrio per il tuo stile di vita e la tua vita personale. Il giusto pattern, la giusta strategia che più si addice alla tua persona. Ed è anche per questo che ti chiedo di confrontare le tue esperienze lasciandoci un commento qui sotto. Apriamo una discussione di crescita comune e correlata a tutte le tipologie di età. Perché se è vero che qui sul mio canale stai trovando gli interventi di Massimo per i giovani, ricordati che sul suo canale trovi invece le mie considerazioni, i miei interventi fatti per persone che invece sono della mia età, giovani dentro, ma purtroppo anagraficamente no. Per cui, se sei vecet, come dicono a Milano, vai subito sul canale di Massimo. Nell'ultima puntata di questa serie Massimo, o Max, ti andrà a parlare di come affrontare il discorso dei debiti, e per cui ti aspetto venerdì prossimo per l'ultima, ahimè, puntata di questa divertente collaborazione che io e Massimo abbiamo avuto insieme. Per cui parleremo di
indebitamento, di come ridurlo, di come eliminarlo e magari di come fare in modo che questo non si ripresenti mai più. Che poi è anche una grossa mano per chi ha voglia di risparmiare e investire più soldi per il proprio progetto futuro e di prosperità economica, perché ovviamente i debiti influiscono molto sulla disponibilità economica. In ogni caso, queste sono solo le anticipazioni e le premesse. Se sei un giovane come Massimo o un differente giovane come me, non importa, basta che tu rifletta per bene sul tuo futuro e ovviamente anche su quello che è il tuo presente e che tu metta in pratica le giuste soluzioni in base alle tue considerazioni finali. Ti ricordo che ho anche un account Patreon dove, se vuoi, puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile. Nell'account Patreon vado a pubblicare contenuti dedicati solo ed esclusivamente agli iscritti. Soprattutto, cosa moltissimo importantissimo, iscriviti al mio canale, al canale di Massimo Cirignotta e ovviamente, mi raccomando, lascia un pollice in su, clicca la campanella delle notifiche e, mi raccomando, condividi questo video con chi pensi, con le persone a cui pensi possa essere utile. Altrimenti i prossimi video li faccio in gaelico irlandese. Anche per oggi è tutto e ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!